Buon anno! Non possiamo che cominciare questo primo video del 2024 con dei dovuti ringraziamenti. In primis alla Carlotta e Simone che ci hanno regalato questo bellissimo logo in legno. Ce lo hanno regalato per Natale, augurandoci di poter continuare a lungo col canale. E ce lo auguriamo anche noi, perché ci divertiamo davvero troppo a portarvi questi contenuti. È vero, però adesso, amore, dobbiamo anche fare le congratulazioni per il loro matrimonio a Ale e Ciffi. Se si sono sposati mesi fa. Sì, però se non fosse stato per loro che sono andati in viaggio di nozze tra gli altri posti anche a Miami e ci hanno consigliato Little Havana, noi lì non ci saremmo mai finiti. Effettivamente ce l'hanno consigliata molto caldamente. Beh, no. Sarebbe più preciso dire che... Ci hanno consigliato di sederci in un bar e ordinare un gallone di mojito. Ecco, così è più realistica. La prima cosa da sapere quando si visita Miami è che il 70% degli abitanti di questa città sono ispanici e di conseguenza la lingua più parlata non è l'inglese, ma lo spagnolo. In tanti, anche quando gli dicevamo di essere italiani, si rivolgevano a noi in spagnolo, pensando che per noi fosse più facile, che non è proprio vero, ma va bene. Ovviamente non tutte queste persone provengono da Cuba, ma nel corso degli anni ci sono state grandi immigrazioni da quell'isola, tanto da popolare un intero quartiere. Dopo queste precisazioni, possiamo dirigerci verso Calle Ocho, che è semplicemente l'ottava strada detta in spagnolo. E Calle Ocho è la via centrale del quartiere cubano e noi ci siamo andati a caccia di caffè. La cria all'estero soffre sempre di pesanti crisi di astinenza da caffeina e le guide turistiche descrivono il cafecito di Little Havana come un caffè nero, fortissimo e servito in tazzine grandi come ditali. La guida suggeriva anche di fare fondo prima di berlo, per non stare male a causa della troppa caffeina. Per me era come il miraggio di un'oasi nel deserto. E ci è venuto un po' da ridere quando abbiamo capito che il cafecito è semplicemente un ottimo caffè come lo intendiamo noi. Perché ovviamente per gli americani le normali tazzine da caffè sono grandi come ditali. Anche la quantità di caffeina era quella di un normale caffè, ma è stato quasi commovente entrare in un posto che esibiva con orgoglio la macchina da tostatura nel mezzo del locale. E una mensola intera di Bialetti Limited Edition. Va bene, ma basta parlare di caffè. Bisogna parlare dell'altro shock che abbiamo avuto appena arrivati in Calle Ocho. I galli. Capiamo che i galli sono il simbolo di Cuba e che la gente ci è affezionata, ma siamo in una metropoli e ci sono polli ovunque. I piccoli bastardi piumati sbucano in mezzo alla strada all'improvviso, gonfiando le piume come se fossero i padroni del posto e lanciando a più non posso. È un miracolo che non ci siano tamponamenti a catena ogni 2 minuti. Per guidare qui bisogna essere campioni mondiali di slalom tra galli. Su Calle Ocho si affacciano poi i tipici negozi della tradizione cubana, da quelli che vendono i sigari arrotolati al momento, alle caffetterie, fino ai moltissimi locali che offrono cibi tipici e ovviamente mojito. E proprio al centro della via si trova il monumento in ricordo della Baia dei Porci. Il Per chi non lo ricordasse, facciamo un brevissimo riassunto della vicenda. Cuba, tra il 1933 e il 59, era governata dalla dittatura militare di Fulgencio Batista e quando l'isola fu investita dalla rivoluzione cubana, i sostenitori del vecchio regime fuggirono verso gli Stati Uniti. Queste persone
credevano che la rivoluzione si sarebbe placata in poco tempo e pensavano di tornare presto alle loro case. Le cose però sembravano andare per le lunghe e l'America, che non vedeva di buon occhio la rivoluzione, appoggiò gli esuli che nel frattempo si erano organizzati per riconquistare la loro patria. Un manipolo di 1400 uomini sbarcò nella Baia dei Porci il 17 aprile del 1961. Ma da subito le cose si fecero complicate. Ci fu un sacco di politica coinvolta, ovviamente, perché l'URSS non vedeva di buon occhio questa invasione. E così questo contingente non ottenne il necessario sostegno dagli Stati Uniti e il tutto si concluse in una disfatta. A noi poco interessa indagare il perché e il per come, ma ricordiamo che in questa occasione il neoeletto presidente Kennedy disse, citando un vecchio adagio: «La vittoria ha 100 padri, ma la sconfitta è orfana». Questi fatti segnarono molte persone. Per esempio, la grande cantante cubana Celia Cruz, che al tempo era fuori dal suo paese per una tournée, non vi fece mai più ritorno e si stabilì invece negli Stati Uniti. Little Havana la ricorda con un grande murales dove campeggia la scritta Azúcar. Azúcar vuol dire zucchero ed era una delle esclamazioni tipiche della star, che voleva a tutti i costi portare gioia e dolcezza a chiunque, restando sempre ottimista nonostante le sue tragedie personali. Poiché aveva rilasciato diverse interviste dove era chiaro che non supportava il governo di Fidel Castro, a Celia non fu mai più permesso di rientrare a Cuba, né per i funerali dei genitori, né per altro motivo. Rivide la sua patria solo quando visitò la base americana di Guantanamo nel 1990 e fu in quell'occasione che raccolse un sacchetto di terra che poi portò con sé. Quando Celia morì nel 2003, come scritto espressamente nelle sue volontà, il suo corpo fu avvolto nella bandiera cubana e portato a Miami, dove rimase per 2 giorni per permettere a tutti gli esuli cubani, suoi amici e ammiratori, di renderle omaggio. E prima dell'inumazione fu sparso sulla sua bara lo stesso sacchetto di terra che la diva aveva raccolto nella sua perduta patria. Celia, però, non fu la sola grande cantante nata a Cuba, perché anche la famiglia di Gloria Estefan era arrivata a Miami con la loro bambina in seguito alla rivoluzione. La fuga della famiglia Estefan era comprensibile, soprattutto perché il nonno di Gloria era stato guardia del corpo e autista della moglie del dittatore Batista e il padre José partecipò all'invasione della Baia dei Porci. La rivoluzione cubana divise gli animi della popolazione e ancora oggi, aggirandovi per Calle Ocho, potrete intravedere i brandelli di quel sogno che venne chiamato Cuba de Ayer. La Cuba di ieri era, e forse è ancora, il sogno di quegli esiliati che hanno idealizzato la loro patria, cristallizzandola nel mito di un mondo perfetto e desiderabile che ormai è entrato nell'immaginario collettivo come un paradiso perduto. Eppure, quel vago sogno ancora aleggia su Domino Park, dove la gente si ritrova per una partita di domino all'aperto, tra discussioni politiche e chiacchiere varie. E chi può dire cosa riserva il futuro alle nuove generazioni allevate in questo mito? Magari saranno loro a ricostruire un nuovo e vero paradiso dalle ceneri dei sogni altrui. Passeggiando per Calle Ocho, si sente davvero l'aria di Cuba e si percepisce quanto gli abitanti siano legati alla loro patria. E Little Havana, sebbene sia davvero vicina alla downtown di Miami, sembra un paesone. C'è la gente che va in giro, che chiacchiera. È una comunità vivace e allegra, forse la più caratteristica che abbiamo visto durante il nostro viaggio in Florida. E questo, legato anche ai buonissimi mojito, è un ottimo motivo per visitarla. E anche per questa settimana è tutto. Come sempre, se vi è piaciuto il video, lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale e se poi avete ancora tempo, date un'occhiata anche al blog e ai social. Ciao! Ciao.